Ora parliamo di un concetto estremamente importante, anche perché poche persone sono riusciti a captare questo importantissimo concetto, il vuoto di potere che esiste oggi nella società contemporanea, ma contemporanea globalizzata, intendiamoci bene, non solo in Italia. Ma allora, io penso che sia facile per chiunque fare un ragionamento molto semplice. Se io fossi proprietario dell'MPS, lascerei che il mio gruppo dirigente facesse senza controlli un buco di 20 miliardi e poi dopo se ne uscisse con delle belle buone uscite e magari andasse in altre istituzioni? Come è capitato in tante banche, soprattutto nelle banche italiane di recente. Oppure facciamo il caso di Profumo. La Unicredit, a un certo punto, se io fossi proprio dell'Unicredit, tremerei all'idea che uno che conosce tutti i segreti della mia banca, a un certo punto mi saluti con un'ottima buona uscita e si riporti questi segreti in una banca che teoricamente è concorrente. Questo non lo permetterei mai, lo blinderei, gli farei firmare un patto di esclusiva per cui alla fine del rapporto comunque lui ha finito di lavorare per banche, casomai lavorerà nel caucciù piuttosto che nelle banane. Ma anche banane. Quello, anche e quello, anche su quella avrei da dire. Uno dovrebbe assolutamente uscire più da un certo circolo. Se io fossi proprietario della Fiat, pagherei Marchionne 1500 volte un suo dipendente, quando invece Valletta era pagato 40 volte un dipendente Fiat, e nessuno penso possa dubitare della professionalità di Valletta, mentre molti insinuano qualcosa di brutto sulla professionalità di Marchionne. Allora, queste domande sono inquietanti, fanno venire il sospetto forte, e andrebbe verificato, che in realtà esistono delle strutture, delle mega imprese ormai prive di struttura proprietaria. Mi spiego meglio. Quando Bersani ha detto, per esempio, che sfidava chiunque a dire che il PD c'entrasse qualche cosa con l'MPS, ha detto una cosa che ha fatto accapponare la pelle a tutti quanti. Dice, ma scusi una cosa, se l'MPS è della Fondazione MPS, la Fondazione MPS è del Comune, è della provincia di Siena, e il Comune della provincia di Siena sono del PD da 47, infeudati a tale partito. Come fa a dire che non è suo? Io mi ricordo che guardavo quell'intervista e mi si illumina la mente, penso, ma vuoi vedere che c'ha ragione? Ma scusami, ma se il PD non è proprietario dell'MPS, allora l'MPS è senza proprietario, oppure il PD è un prestanome. Allora un complottista opterebbe per questa seconda soluzione, dice, beh sì, vedi infatti che gli stessi dirigenti tutto sommato passano anche alla guida di imprese pubbliche, te li trovi all'Italia, te li trovi alla Finmeccanica, te li puoi trovare alla Banca d'Italia, te li puoi trovare alla Fiat, come te li puoi trovare alla Unicredit. Sì, certo, però in realtà c'è una spiegazione più semplice: manca struttura proprietaria e manca un vero potere. Cioè il potere politico praticamente non conta nulla, è completamente esautorato, si è diffusa una ideologia per cui in sostanza l'economia è una cosa tecnica, da affidare ai tecnici. I tecnici sono i tecnici finanziari, per definizione imparziali, non fanno gli interessi di nessuno, la materia è ostica, non si ci capisce niente, ci si fida di loro. A questo punto è l'ideologia liberista quella che unifica questo gruppo, perché poi sono persone che fanno la stessa università, bene, fanno gli stessi master, passano da un'impresa all'altra e si comportano come se non dovessero rendere conto a nessuno. Hanno perché avuto inculcata la stessa ideologia, esattamente, dalle stesse persone scelte regolarmente per insegnare in quelle stesse università. Esattamente. Ma allora, se davvero mancasse una struttura proprietaria, si porrebbero due questioni importantissime. La prima è: ma allora non possiamo riappropriarci di queste istituzioni? Mi spiego meglio. Certo. Cosa vieta allo Stato italiano, ad esempio, di rispettare la struttura privata di queste grandi imprese, di queste fondazioni, e però imporre la nomina pubblica dei dirigenti? Automaticamente i dividendi saranno dati, ma la società a quel punto diventa statale. Lo diventa dal punto di vista dei comportamenti, dal punto di vista di quello che poi è l'utilità sociale del suo operato, mentre rimane privata come struttura. Tanto chi se ne frega, privata o pubblica,
noi abbiamo visto tante aziende pubbliche considerate privatamente, come private, da personaggi politici che erano stati messi nelle aziende pubbliche, a cominciare da Prodi, per fare gli interessi dei privati, e possiamo benissimo fare delle aziende apparentemente private che in realtà sono pubbliche, ma è qui che c'è la volontà politica. Ma sì, perché com'è che si fa un buco di 20 miliardi? Lo si può fare solo se non c'è controllo, ma del resto le privatizzazioni... Attenzione, 20 miliardi di euro, eh? Sì, sì, ma pensiamo di peggio, le nostre quattro banche pubbliche, cioè qua stiamo parlando, come sono state fatte le privatizzazioni nel 94-95, come sono state fatte? Sono state fatte svendendo i gioielli di famiglia a prezzi irrisori e con soldi prestati. Quindi in realtà erano gruppi che acquisivano pezzi dell'economia italiana, che era più del 50% che era in mano pubblica, praticamente senza pagare nulla. E tutto questo, bene, quella è l'operazione. Senza, tutto questo senza risollevare i nostri indebitamenti. L'operazione era quella, esatto. Doveva essere assolutamente quella. Allora, la domanda diventa, è questa la struttura anche nel mondo? Sì, signore. Ma se questa è la struttura immediata. Ma se questa è la struttura anche nel mondo, allora abbiamo a che fare con delle creature horror. Abbiamo a che fare con mega imprese a capitale polverizzato o dirette da fondazioni che ormai sono autoreferenti, che quindi sono prive di struttura proprietaria e non rispondono a nessuno i loro dirigenti, solamente a se stessi. Dobbiamo assolutamente riappropriarci di questo. Allora, questo è un discorso che dobbiamo concretizzare in questi termini. La fotografia della realtà è proprio questa. Però se questa realtà noi la vediamo in una visione evolutiva, ci rendiamo conto che il massimo livello raggiungibile di disordine sociale, che è quello che prelude a grandi trasformazioni, è proprio quello in cui l'evaporazione del concetto di proprietà scompare. Il proprietario diventa personaggio importante, il borghese proprietario, dopo Luigi Filippo, diciamo, quindi dopo la rivoluzione, il completamento della rivoluzione francese dopo Napoleone. Questo concetto di proprietà, che poi si diluisce con le società per azioni e quant'altro, se noi andiamo a vedere nell'ottica evolutiva, vediamo che la società per azioni è una forma di evoluzione, ma anche di evanescenza della proprietà, perché tira e molla, alla fine nella società per azioni nessuno degli azionisti, a meno che non sia il classico azionista di maggioranza che ha il 55, si ritiene proprietario. È un individuo che ha delle azioni a cui interesse punta esclusivamente per avere o per poterle trattare in borsa al prezzo che ritiene per lui vantaggioso, non che abbiano un minimo contatto con la realtà dell'azienda produttiva che c'ha, è divisa in azioni, oppure è un individuo che un momento se tiene le azioni vive nella speranza di poter continuare a percepire qualcosa come dividendi, ma non c'è più nient'altro. No, sono abbastanza d'accordo e direi di più. Ma allora non conviene completare la rivoluzione borghese? Non conviene completare la rivoluzione illuminista? Conviene assolutamente, ma infatti stiamo prendendo atto che il vuoto di potere richiede necessariamente il controllo democratico da parte del terzo stato, non solo, cioè di noi. Esatto, non solo, ma il riempimento, perché non esiste il vuoto in natura. Questo è il punto essenziale, ecco perché mi interessava avere proprio una fotografia del vuoto di potere che si è venuto a verificare. Le persone, è difficile che riescano a percepirlo, potremmo fare un esempio tipico. Nei primordi della rivoluzione francese, parlo del 1775, non 1789, 1775, Luigi XV, si è già creato il vuoto. Luigi XV tenta di rilanciare il potere assoluto, ma non ce la fa. Quindi siamo a 14 anni dalla presa della Bastiglia, tuttavia il vuoto di potere si è già creato e c'è la percezione che esiste un vuoto di potere, perché se non ci fosse la percezione dell'esistenza del vuoto di potere, la gente avrebbe paura a reagire. Certo, al di là dell'arroganza. Appunto, resta soltanto l'arroganza presuntuosa del grande clero
e dell'aristocrazia che credono di avere per diritto divino, che non c'è più, perché il diritto divino non viene più percepito né dalla borghesia emergente né dal popolino, il quale un popolino dice: ma tu racconti delle balle, tu il potere in realtà non ce l'hai più, non è vero che li hanno sbalzati immediatamente. Ecco, il discorso è lo stesso, quindi c'è un vuoto di potere apparentemente gestito da società per azioni, nelle quali il vero capo non esiste, ci sono solo i funzionari. Funzionari che si comportano come farebbe un farabutto che venisse nominato dal tribunale come tutore di un pupillo di 4 anni con 800 di patrimonio e deve semplicemente dopo un anno fare il rendiconto. Cosa fa nel frattempo? Ne fa più che Bertoldo. E queste persone, questi concetti, le hanno capito perfettamente, se non li comporterebbero così. Cioè, non se lo permette. Questi manager si danno da soli gli stipendi come i nostri politici, si aumentano da soli per uscire. Questi RAS, veri RAS etiopici, che si comportavano da re in assenza dell'imperatore, sanno perfettamente che, come abbiamo detto prima, manca il potere reale. Esatto. E sono talmente da poco che fanno come quei ladruncoli che si ficcano ancora l'argenteria in tasca mentre la polizia suona alla porta. Esattamente. E continuano a rubare, perché tutto quello che riescono a rubare, e poi dopo si vede. Esattamente. Ecco perché non gli frega niente se con una speculazione sui cereali si fanno 300 milioni di morti. Esattamente. Non interessa. Esattamente. E poi, che sarà mai se si fanno 2.800 miliardi di buco di capitalizzazione di borsa? Non lo percepiscono. Triplicando il debito pubblico greco. Chi se ne frega? Lo stesso concetto rappresentato dalla solita frase attribuita ovviamente falsamente alla regina di Francia, dice: se non hanno il pane mangiassero le brioche. Concettualmente è la stessa cosa. Cioè l'incapacità di percepire che i tempi allora sono cambiati. Allora vorrei fare un'aggiunta di tipo satanistico. Sì. Vorrei dire questo. Che cosa prova effettivamente Monti quando vede la lacrimuccia dalla Fornero? La famosa lacrimuccia. Allora, Monti è un cretino, lo dico subito. Però indipendentemente da questo, è stupito. Dice: ma qual è il problema? Ma perché piangi? Che ti frega? Mica sei tu che fai i sacrifici, no? La povera gente, chi se ne frega? È una sorta di fastidio, schifo per noi, più o meno come potrebbe una nobildonna provare schifo per i vermi tra i quali deve passare per recuperare, per esempio, il gradino di casa. Passare sopra i vermi, li deve schiacciare, ma provo schifo per allora, questo. Come io ho più volte affermato, in relazione a questo personaggio, Mario Monti, la cui espressione faciale è indicativa del vuoto morale che lo tiene in piedi, e questo personaggio c'ha una piccola differenza dall'androide del film Guerre Stellari. Infatti l'androide del film Guerre Stellari prova dei sentimenti, capito? Monti no, quella è la differenza. Però è un burattinaio potente. Ma più che burattinaio è un burattinaio, c'è poco da burattinare. Io non vedo in lui una capacità di manovrare qualcosa. Vabbè, ok, d'accordo, possiamo per il momento è un'altra intervista, va bene, ok, grazie. Prego. A presto.